È già tutta una storia che non conosco, vabbè, quindi adesso la sto imparando. Renato! Oh. Era 1987. Nel mondo del design ci stavo lavorando da parecchio, però era qualche cosa di diverso quello che avevamo in mente. Devo dire che fare gli oggetti, fare le cose, fare i prodotti, sì, diciamo che insomma era la parte lavorativa, però non era la parte divertente. E allora il periodo era forse il periodo giusto, perché c'era alchimia, c'era Memphis, quindi sulla decorazione, sulla forma, insomma c'erano cose molto diverse. Però forse mancava un aspetto che ci sarebbe piaciuto andare a esplorare, cioè creare un gruppo molto trasversale, un gruppo trasversale che poteva lavorare liberamente. Pensando a questo abbiamo pensato che fosse design comportamentale, non so esattamente se sia la parola giusta, però insomma questo è il senso. Il filo conduttore di questa idea, di questa ricerca, di questa sperimentazione che poi diventò Metals, era girare intorno alla filosofia delle finiture. Le finiture della lavorazione di metalli, le finiture non correnti, le finiture meccaniche tradizionali, nuove, vecchie, con le nuove tecnologie. È nato proprio il primo marchio, cioè questo marchietto qui, e l'idea Metals, perché doveva essere una cosa sui metalli. All'epoca è stata una scelta coraggiosa, perché il metallo, soprattutto l'acciaio, perché era, sì, c'era anche qualche cosa brunito, ma non era caldo, non era ottone, non era bronzo, non era rame, quindi era un materiale freddo. E il materiale freddo un po' sconcerta, non è amichevole. Siamo stati supportati, affiancati da Renato Veronesi, che aveva un'antica azienda, una carpenteria leggera, e abbiamo incominciato a pensare di mettere su dei prodotti. Non sarebbe partito così? Non sarebbe partito da Metals. Ah, perché con lui è partito. Alla fine degli anni Ottanta incontro Aldo Petino, che mi dice: perché non proviamo a fare qualche mobile di ricerca, sempre utilizzando il metallo? Noi avevamo sicuramente il know-how e io avevo l'ambizione di creare una linea di prodotti che potesse essere prodotta in serie. Perché il problema generalmente di un fabbro, di un carpentiere, è che siccome arriva alla fine del ciclo produttivo della costruzione, è sempre con l'affanno dei soldi del promotore che stanno finendo e con l'affanno del tempo che deve sempre consegnare qualche cosa che è sempre in ritardo ed è molto difficile programmare una produzione. Quindi pensavamo che avremmo potuto, attraverso questi prototipi, creare una nostra linea di produzione. Mio nonno Antonio Veronesi, alla fine dell'Ottocento, fonda a Milano le officine Veronesi, che presto diventano, assieme al famoso Mazzucottelli, il più importante fabbro di Milano. Era una bottega d'arte che ad un certo punto è arrivata ad avere oltre 200 operai e fecero lavori prestigiosi tipo i ferri battuti del re del Siam, tipo le terme di Salsomaggiore. La ditta venne poi proseguita da mio padre Giovanni con i suoi due fratelli, fino a che alla scomparsa di mio padre è passata a mio cugino Antonio e a me. Nel frattempo naturalmente la produzione del ferro battuto si era persa il know-how, si erano perse le persone, non c'era più nessuno che lo sapeva fare e sono diventati dei costruttori di serramenti e di inferriate in ferro,
uno dei lavori più noti è stato tutta la parte in metallica della linea 3 della metropolitana milanese. Carpenteria leggera e comunque tutto un rapporto consolidato con l'intelligenza dell'architettura milanese. Papà era non solo fornitore ma anche grande amico, perché giocatore di golf, perché grande cacciatore, grande donnaiolo, dei vari Ignazio Gardella, di Vico Magistretti, di Portalupi, il top dell'architettura. Quando c'era da fare un'opera in ferro tailor made, particolarmente raffinata, particolarmente complessa, veniva alla ditta Veronesi. Unire l'esperienza Metas e tutti i vari protagonisti che sono centinaia, no, di persone che hanno lavorato attorno a questo marchio, è stato da un'idea di Aldo, quella di subito di mettere a punto, di costruire quasi come un frattale, non so, mi viene da dire. Quando Aldo Petillo mi disse che c'era un ruolo importante da stabilire all'interno di questo approccio con i metalli, mi venne subito in mente che potevo applicare tutto quello che avevo imparato su colori, materiali e finiture attraverso uno schema. E io ho sempre voluto riportare nella Metals una capacità di sviluppare con metodo e con i processi ordinati tutte delle bellezze che all'epoca erano anche rappresentate da giovanissimi designer che oggi magari attraverso i nostri cataloghi hanno acquisito una forte riconoscibilità anche a livello internazionale. Il mio lavoro di ordinamento sostanzialmente ha portato a fare delle tavole, a fare dei repertori, tutto questo poi era in qualche modo il supporto che a discrezione di ogni progettista, di ogni fruitore, poteva diventare una caratterizzazione molto soggettiva, ma assolutamente libera. Io poi la cosa che ricordo con maggior vitalità, no, di quegli anni erano le relazioni, cioè io il fatto che ricevessi attraverso un fax, perché quella volta tutti da New York, cara mia, da Parigi, eccetera, c'era sempre una questione di un disegno, un catto, una forma che poi diventava nella realtà un'applicazione a quattro mani sulle finiture. In questo gruppo c'è Eliana Lorena, che era specialista di materiali, di ricerca, con 20 anni di esperienza. C'era Davide Mercatali, che è stato sempre un designer molto più pierde, poi alla fine tutto sommato. È stata un'esperienza nuova per me, nuovissima. Nel senso che io tendevo a disegnare, a fare i disegni io, e in realtà poi farlo fare agli altri era una cosa bellissima. Chiamare la gente per disegnare per noi è stata la cosa più facile del mondo. I designer sono sempre a cercare il lavoro e farlo. E la mia parte in questo caso era quello di capire come mettere insieme questo gruppo. Allora, è stato dato il via a questa operazione e abbiamo incominciato a pensare a tavoli per arredare gli spazi della moda. Io allora non mi occupavo in prima persona della società, ma facevo il mercante di petrolio. Avevo un bellissimo ufficio, mi ricordo, nell'angolo di Monte Napoleone con Pietro Verri, e facemmo la prima mostra di 11 prototipi proprio nel mio ufficio di via Monte Napoleone. L'anno seguente pensammo di estendere questa attività anche a uno spazio espositivo dedicato agli artisti giovani, gli artisti d'avanguardia, e fu così che prendemmo la galleria Metals, che chiamammo Spazio Metals. Prendemmo questo spazio, che era un meccanico, insomma, un postaccio, riparava le gomme, faceva tutte le altre cose abbastanza diverse, sporco di grasso, insomma, e abbiamo ristrutturato questo luogo chiamandolo Spazio Metals. Nello Spazio Metals abbiamo fatto la prima esposizione. Inaugurammo con una mostra storica su Ron Arad. Ron Arad era agli inizi e mi ricordo che mettemmo un banchetto con un'affettatrice e con una mortadella di quasi un metro che facemmo fuori in poco più di un'ora.
c'era talmente tanta gente che i vigili dovettero arrivare perché il traffico in via Lanza si era bloccato, probabilmente a furia di mortadella e vino e cantucci. Erano quei momenti in cui Milano girava veramente la cultura, in cui c'era sperimentazione, c'era ricerca, e questa era la cosa che ci interessava. Allora questa ricerca nasce, insomma, cercando di andare a trovare chi avesse delle cose da dire molto particolari, no? Magari sul metallo, magari su delle idee. Codurre imbuti d'alluminio era consuetudine prima della plastica, e l'imbuttitura lo sollecitò per immaginare che il cono potesse essere facilmente aggregabile. Si può definire che questo è uno dei primi Irvine, uno dei primi progetti di James. Sì, poi ragazzi, era appena arrivato James in Italia, da pochissimo. Era un periodo per me, come altri della mia generazione, nel quale si produceva tanto, avevamo questa febbre, quindi appena capitava qualcuno che ci invitava a far qualcosa, veniva fuori un episodio di un percorso che era già presente, a prescindere dalle domande. Io all'epoca vivevo a New York, ricordo esattamente, io quel disegno l'ho fatto nel Chelsea Hotel dove vivevo all'epoca e lo mandai via fax. Inutile dirlo, ovviamente, la qualità poi dei tecnici, del loro savoir-faire, del loro know-how, del materiale. Insomma, francamente, se siamo forti in Italia è all'80-70-80% grazie a questo. Design applicato richiede questo dialogo creativo, appunto polimizzazione incrociata, mi piace chiamarlo, tra azienda, tecnici, designer, la comunicazione, insomma tutto un mondo. Questa operazione ha avuto un grande, fortissimo riscontro sulla stampa, in tutte quante le riviste di settore, da Blueprint alle riviste italiane, quelle tedesche, americane, sono andati veramente in giro dappertutto. E questo tutto sommato è stato molto bello perché per i ragazzi che iniziavano, devo dire che nessuno di loro era così all'epoca conosciuto, famoso, no? Addirittura uno come James Irving, che poi è diventato uno sicuramente anche molto conosciuto, come la Rosanna Monzini, che aveva già fatto dei pezzi. Andammo proprio a prendere le finiture più complesse. No? Finimmo per andare a trovare quelli che facevano queste finiture che servivano per le frizioni delle macchine da corsa, dove c'erano delle lavorazioni particolari con delle sabbie, con delle ossidazioni. Quindi il tutto era condito veramente da questa filosofia della lavorazione dei metalli, la loro essenza, proprio il core della questione. Il rapporto con il rivestimento superficiale che avevo molto applicato all'industria dell'ufficio, del mobile, dell'automobile in particolare, invece per quanto riguarda gli oggetti di carpenteria veronesi significava un po' il superamento del rivestimento. Avevo scritto che tutti i parametri e le considerazioni che avevano mosso, no, questa utilizzazione della mappa dell'immaginario della Metals doveva proprio ragionare su una superficie che non sovrapponeva alla materia, alla maschera, ma diventava un rivestimento autonomo e non in contraddizione col materiale del metallo. E quindi il mio intervento voleva essere quello di una cosmesi strutturale. Con Antonio Petrillo, con cui lavoravo al centro ricerche di Domus Academy, avevamo detto che era molto importante in quegli anni rivalutare le qualità intrinseche della superficie delle cose. In fondo tutto il tema dell'interfaccia era diventata centrale, no? In quegli anni, l'interfaccia sensoriale, come mi capitava, no? di descrivere ciò che avviene in natura, diventava quindi anche una struttura di comunicazione. La realtà del materiale e il suo fruitore diventavano continuamente in contatto, in una sorta di loop. In fondo la superficie era la struttura stessa.
mi ricordo la passione con cui arrivavano i ragazzi più giovani per fare delle cose. All'inizio facevano mostre di tavoli e poi c'erano le mostre da fare nello spazio. Fece delle biciclette particolari che venivano poi dopo trattate con queste finiture particolari che facevamo in bagni particolari nel nostro stabilimento di Cinisello. La cosa ha funzionato anche bene perché il mio cliente era un mio cliente quotidiano. È diventato cliente in questo senso perché ho partecipato anche il vecchio Giovanni Fantini, per lui era New York. Io ero stato a New York e lui mi voleva sapere cos'era la vita di New York. Facevano come cane, possiamo farlo, mandando la gente in fabbrica, erano pronti a fare il prototipo, a seguire le istruzioni. C'era quello di Venturini, che era un spugna con un pezzo di tubo di gomma fantastico, andava molto bene. Idee base. Un altro tema su cui avevamo incrociato le nostre ricerche all'interno della Galleria Metas, che Davide Mercatali implementava proprio di eventi, no? Lui ha sempre creato degli eventi attorno. Allora un evento con la Fantini fu proprio la Fantini Art e invitato James insieme ad altri 7-8 designer, lui portò e questo oggetto, sì. Che è, come dici tu, un'altra parte forte, no? Scultorea, e poi questo rapporto con l'ibrido. Sì, infatti che è raro, James, devo dire che forse questo è uno dei pochi esempi in cui un oggetto di solito deve fare bene una cosa. Invece in questo caso fa, ok, l'erogatore dell'acqua, ma porta sapone e addirittura qui lo spazzolino con, no, il dentifricio. Ma non è vero. Nell'intera che ci venne talmente tanta gente che arrivarono i vigili. Sì, è proprio girare a Sì, perché avevamo bloccato, cioè una violenza. Infatti Davide disse, adesso sono arrivati quelli del famoso locale, quelli con le creste. Ah, il plastico. Quelli del plastico erano le frequenze alte, poi c'erano le di Fierber, che mi ricordo che avevo solo di sotto. C'era il tappeto di noccioline. Quindi non c'è la seconda operazione. Non c'era il tappeto di. No. Nasce la seconda operazione. La seconda operazione nasce con una società GFR, sì. Grazie Davide. Grazie Davide. Sì, sono io, gente. Certo, io non ho mai visto dei negozi con vetrina, diciamo, classici. E Davide mi presentò questo spazio che per me era un'ex officina, se ricordo bene. Assolutamente sì. E quindi mi piace tantissimo. Fatto in arte con le cucine, disegnando che poi non ci autoproduciamo. Siamo praticamente sempre stati dei designer che si autoproducono. Abbinare prodotti di altri designer con il nostro mi è sempre piaciuto. Cioè, non andare per forza a fare noi dell'oggettistica, perché devi fare tutto. Quel luogo era proprio ricco di elementi con un linguaggio assolutamente coerente su due livelli, perché le cucine meravigliose stavano a livello 1 e sotto, anche sotto c'era una cucina, però con tutto questo metas che in qualche modo vivevano bene assieme.
in più devi calcolare, ecco, Davide organizzò il primo evento. Sì, dove l'alta cucina si incontra, esatto, le prime volte a Milano col design. Col design, dove già abbiamo fatto presentazione con uno chef stellato. Che ricordi l'anno deciso in cui questo evento? Il 91, quindi noi abbiamo fatto la presentazione del 91 con uno chef stellato. Sì, me lo ricordo, a 5-6 risotti, certo. E questo c'è, cioè, cose che non esistevano all'epoca. Le cose fondamentali che succedevano in quel luogo erano una fertilizzazione, secondo me, del luogo stesso, che aveva una carica. Cioè, io lo incontro in precedente Metas come un gommista, lo puliamo e lo apriamo per le altre situazioni. Quando lo apri l'astratto, mi dite questa seconda vita fondamentale, perché veramente queste cucine in vetrina garevano un popolo internazionale di progettisti, perché erano così belle, così innovative, no? Nel concetto di cucinare attorno all'isola. Non esistevano, era una cosa nuova. Cioè, all'epoca le cucine avevano uno stile caldo, pensate. Poi in realtà anche l'aver pensato di allargare subito lo schema poi a Stefano Monchetti, quindi alla Dorothea Monchetti, e quindi al fare il distretto Brianzolo, però faceva parte già della tua cultura, tu già lavoravi con lui. Sì, faceva parte della mia cultura, cioè io ho studiato, ho fatto lingue a Milano, scuola interprete, e andavo a vedere Memphis, cioè ho sempre avuto la passione del design, dell'arte, quindi fin da quando ero piccolissima. Buongiorno, siamo i Marzolatti Ronchetti, azienda fondata nel 1922, qui sono stati prodotti negli anni, primi anni 90, tutti i pezzi di Metals, Aldo Petillo, Davide Mercatali ed Eliana Lorena. A quel tempo mi proposero di fare questa operazione commerciale e molto di ricerca per poter fare questi prodotti di design che poi sono stati lanciati, che poi hanno avuto una collezione, che sono stati venduti e che hanno avuto una grande importanza dal punto di vista storico nel panorama degli anni 90, nel panorama del design. Mi sono occupato della storia di un'azienda, della Marzolatti Ronchetti, in occasione di una monografia pubblicata da Electa, scritta per i 90 anni di questa azienda. E questa azienda, che è un'azienda d'eccellenza di Cantù nella lavorazione dei metalli, si è incrociata con la storia di Metals, anzi è stato un capitolo importante per l'azienda, perché e Stefano Ronchetti, che è giovane, ha 29 anni, siccome aveva questa energia di volere in qualche modo cambiare l'azienda paterna, cioè uscire dai confini della Brianza almeno con la testa, coglie molto bene l'occasione, cioè capisce che il sistema di Metals di invitare tanti design internazionali per lui può essere la strada da percorrere per poi aprire la propria azienda al design internazionale, che è quello che farà. Quindi non so se un trampolino di lancio è stato Metals per lui, sicuramente è stata un'esperienza che lo ha indirizzato per gli anni successivi. Poi Stefano Ronchetti ha in qualche modo sentito l'odore del buono e quindi ha investito, diciamo, in questa operazione, però non solo a livello economico e con le sue risorse, cioè investito anche a livello mentale, perché ci credeva, come è in fondo per grandi imprenditori del mobile italiano, che non è che pensano semplicemente a investire per avere un ricavo immediato, anzi io penso che per lui l'investimento in Metals non sia neanche stato tanto importante a livello economico, quanto sia stato molto importante a livello di metodo, a livello di relazioni, a livello di incontri, la selezione anche delle persone da invitare, cioè c'è dietro un progetto di idee, non c'è dietro un progetto imprenditoriale di investimenti come fanno adesso i fondi. Il nostro testimonial principale è stato Ronara, quel periodo che ci segnò il bancone per il marchio Metals in Via Lanza, lo showroom in Via Lanza.
il bar, che è un luogo dove la gente si ritrova, che è un luogo di relazione, finalmente aveva un progetto di qualità, perché purtroppo Milano aveva dei bar 90% chiavi in mano, bruttissimi, dove non c'era progetto. Il design è assolutamente uno strumento di comunicazione, perché gli oggetti hanno un linguaggio e in qualche modo col loro linguaggio, che è correlato all'aspetto, alla funzione, si relazionano con noi, con i nostri piaceri e con i nostri bisogni. Quindi l'oggetto è assolutamente di relazione. Per di più, se tu parli di un luogo destinato ad accogliere un momento, una pausa di relax con le persone, è chiaro che diventa ancora più relazionale. Perché, come io ho scritto, e non è una boutade, in Italia gli incontri più importanti nascono al bar. Siamo divertiti tanto. Non è che possa raccontare tanto di più divertimento, è quello. Trovarsi in un bar e trasmigrare in un altro bar. Ma i progetti come saltavano fuori? Quando sei seduto lì, in 4, 5, 6 persone che parlano di discoteche da fare, che parlano di cose da organizzare, di locali da a cui dare un nome, il nome viene fuori. Il nostro nome era venire fuori da lì, da quel periodo lì. Ma la storia del Polaroid da dove salta fuori? Dal fatto di tenere le mani impegnate. Avere anche quella macchina meravigliosa che era la valetta del 60 per il nostro paese. Certo. Era una bella cosa che usavo lì. C'ho un posto in tasca fisso. Quante ne raccolte? Più o meno. Quel periodo lì appartiene ancora al design inteso come festa mobile, cioè il design era un progetto, ma era anche un modo di stare assieme, di essere amici, di comportarsi, di avere relazioni, ed era festa. Era parte del modo di vivere, eravamo un po' scapestrati, se vuoi, probabilmente sì, eravamo meno finalizzati al business, e quindi anche ci davamo anche il tempo di stare assieme, di divertirsi, e questo forse non c'è più così. Al Salone del Mobile, mi sembra del 93, il nostro stand addirittura preparava cocktail al mattino pomeriggio, certo, a base di vodka, eccetera. Era abbastanza peculiare l'aspetto festaiolo di questo gruppo, e quello che forse è emerso di più, e che comunque aveva un'associazione anche con l'aggregazione milanese. Ti posso dire che c'è chi anche all'epoca ha criticato l'aspetto festaiolo. Ma poi, se si fa festa, che male c'è? Perché il design deve essere solo punitivo? Non mi posso vestire elegante, non mi posso vestire sexy, non mi posso mettere lo smalto sulle unghie, non mi posso... No, perché non va bene. Non è serio. I comportamenti con un rapporto, certo, che tu avevi denominato... Certo, perché ognuno aveva i suoi comportamenti. Ognuno era tribù. Praticamente sì. C'era la tribù dei design. Ogni tribù aveva la sua legge, le sue tribù, le sue tribù, ovvero la tribù. Il mio primo incontro con James non è stato fisico con lui, ma con un suo prodotto, perché facevamo gli aperitivi classici al corso di Porta Ticinese, esatto, al bar Metals, esatto. Ospitato dalla mitica Trattoria Toscana. Tipo la napoletana appena, no, sbarcata a Milano va a fare l'aperitivo alla Trattoria, sì, alla Trattoria Toscana. A corso di Porta Ticinese, e utilizzavo i tavoli di Gesù. Io prendevo Ignara. Il primo incontro è stato proprio con, no, la parte scultoria di James.
Milano c'era un'area meravigliosa, c'era veramente desiderio di sperimentazione, c'erano aziende che investivano nella ricerca, in progetti che non sarebbero mai andati in produzione, ma comunque venivano presentati al Salone del Mobile come momento di ricerca. Metals aveva chiamato tramite una scelta di progettisti e designer stranieri di tutto il mondo a partecipare a questa collezione di oggetti mobili, arredi, una tipologia variabile, fatti essenzialmente di metallo, quindi questo era il filo conduttore, e in questo modo la Maserati Ronchetti ha avuto possibilità di avere un'idea di allargarsi al mondo internazionale del design, e in qualche modo l'occasione, la partecipazione con Metals gli ha aperto gli orizzonti. Davide Mercatalli mi parlò di questo desiderio dell'azienda, in quel caso era Barzolati e Ronchetti, di fare una collezione con giovani designer tutta in metallo, in acciaio precisamente. Io mi sono concentrata sulla materia e cercavo un sistema per fare un oggetto plastico da rialzarsi con un foglio di acciaio, e alla fine poi mi si era accorta che l'acciaio lavorava come la carta, quindi ho preso un foglio di carta, l'ho piegato, l'ho graffettato e poi gli ho fatto fare due giri, e un po' con questa idea del cartone sono andata lì da loro, abbiamo provato e ho detto vabbè, proviamo subito. Subito? Sì, subito. Siamo andati in officina, con l'operaio, due, tre, ci siamo messi là, abbiamo piegato, funziona, ma hai ragione, funziona, tiene. In quel periodo lì, diciamo che gli oggetti bruttali erano un po' finiti, insomma, non c'era la sensibilità di lasciare l'oggetto grezzo. E quindi, nonostante ci fosse questa forza sculturale dell'oggetto, avevo bisogno di finire i dettagli della seduta, il dettaglio del poggiapiedi, e quindi abbiamo messo nella schienale una finitura sagomata con una vernice colorata, perché era un momento in cui c'era questa sensibilità del raccordare, del terminare in maniera dolce, di non lasciare l'oggetto raffo. Io sviluppai un enorme approfondimento culturale attorno ai metalli. Continuavo a portare, no, esperienza da un settore all'altro. Da un settore all'altro che in quel momento era il centro ricerca della Fiat, no, dove io lavoravo sulla superficie automobile. E loro, in una maniera di grandissima generosità imprenditoriale, mi dettero a disposizione tutto il loro laboratorio, dove io cominciai a cercare di imitare tutte queste finiture costosissime ottenute attraverso le showroom della moda, che potevano permettersi grandi budget, invece delle finiture, delle vernici che poi brevettammo col nome di Metal Paint. Nel mondo dell'automobile dagli anni 60 ci sono gli allumini che vengono tagliati coi pigmenti colorati, no? La mia intuizione capì che andando a comprare tutti i pigmenti colorati, quindi gli ottoni, il rame, e tagliandoli coi colori, come ho fatto in quell'abaco, no, complessivo, tutte le cangianze erano pazzesche. Quindi questo era un po' la mia volontà di applicare in maniera seriale tutto quello che avevo comunque, diciamo, adottato in uno schema assolutamente da fucina, no? Da fucina di pensiero, che nacque con Ronard da Londra, ma di nuovo si ripercuoteva in tantissime realtà di artisti designer. La scelta di questa analizzazione naturale, che forse mi avevi spinto tu, io non me lo ricordo, però mi ricordo che questo c'era bronzo. Poteva permettersi, diciamo, un grado di libertà assoluto ai progettisti. Io proponevo. Però comunque c'era da parte tua anche una perché professionale della superficie, cioè, del colore. E che qui tu volevi proprio in qualche modo neutralizzare, sì, rispetto alla geometria. La neutralità è perché in quel periodo, no, e poi anche dopo, per un bel po' di tempo, cioè, quando tu nasci a Milano, no, e vieni a Milano, ci sono i grigi.
c'è il grigio, cioè non ci sono tante altre cose. Ovviamente il grigio, il cielo è grigio, le case sono grigie, poi quando sono nato io ero molto più grigio perché c'era il carbone, cioè, insomma, negli anni 50 l'uomo era nero, cioè le macchine, c'era la smog, c'era la nebbia, per cui tu vieni influenzato anche a livello di percezione. Però riesci a vedere all'interno di queste 50 sfumature di grigio, secondo me, no? Delle cose che veramente cambiano la sensazione. Per me il colore è sempre stata una roba difficile, non che colore ti piace, non so, mi piacciono il grigio, quel chiaro, quel scuro. Poi piano piano mi sono riuscito a professionalmente ad abituare anche l'idea di avere dei colori. I miei progetti si basano su una ricerca un po' del gesto essenziale e cerco sempre, quando trovo un materiale, di esplorarlo in un modo che faccia emergere anche le sue qualità che magari sono meno conosciute. Ad esempio l'alluminio, quando ci pensi, è un materiale comunque che è abbastanza rigido, un metallo, no? Allora, invece di dare all'alluminio questa sensazione di morbidezza, quasi come questa fosse una cosa che si è piegata quasi solo prendendolo così e facendo così con le mani, no? Questa forma sintetizzata in un segno molto stilizzato, insomma. Però questo è il primo. La questione dei sei piedi, perché è un discorso sui segni, cioè questo elemento che si ripete tre volte, e quindi era una fetta di infinito, nel senso potevano poi essere 9, 12, 24, 120, quindi a livello teorico era una specie di salame tagliato a fette, quindi per questo era stata messa da me in discussione la questione dei quattro piedi, quindi era una specie di estruso concettuale, chiamiamolo così. Io vado fuori, vado per la strada, guardo la gente, guardo cosa serve alla gente, guardo come la gente usa le cose e poi cerco di trovare una risoluzione ai problemi. All'epoca io fumavo, non solo sigarette magari, e avevo ideato un portacenere, da egoista come sono, chiaramente avevo fatto un mono portacenere che poi alla fine sfociava con un piccolo tavolo che era dedicato al fumatore, un fumatore solitario. E il design per me è una cosa, è creatività che risolve dei problemi. E a me è piaciuto molto l'esperimento Metals, e che tuttora per me continua, è in evoluzione. Adesso ci siamo rivisti, vuol dire che è in evoluzione. Perché il metallo è un materiale che viene dalla preistoria, ma il metallo è una cosa evolutiva, è un magma. E per me è molto più flessibile, di una creta, è molto più flessibile delle parole. Il metallo taglia, il metallo si curva, il metallo ci avvolge, il metallo copre, il metallo riflette. L'esperienza Metals per me è stata meravigliosa e tuttora ci credo. La ricerca è sempre stata quella di non fare dei pezzi semplici, ma sempre di fare una grande sperimentazione, di usare delle lavorazioni molto particolari. All'epoca specialmente, stiamo parlando del 1992, e quindi da qui Metals è un grande successo proprio per questo motivo. È un progetto che aveva molto senso in quegli anni, perché non c'era ancora stata l'invasione asiatica e cinese. È chiaro che se avessimo pensato di far produrre questi oggetti in Cina avrebbe avuto tutto un altro senso, ma in quel periodo la Cina non era ancora sui mercati. E poi sono dei progetti, è un prodotto che ha senso se fatto in Italia, con la difficoltà, con il savoir-faire, con la passione e l'amore che ci contraddistingue il patrimonio artistico italiano per fare queste cose, sostanzialmente, ecco. Non è un prodotto di massa e massificabile e nella maniera più assoluta. Le aziende italiane del furniture design sono diventate, alla fine degli anni 90, Metals del 92,
la palestra internazionale della creatività del design, cioè si apre al mondo l'industria del mobile italiano e diventa l'occasione per i design stranieri di sperimentare, perché evidentemente un designer americano, un designer giapponese, i prodotti che potevano fare e fanno in Italia non avrebbero potuto realizzarli nei loro paesi per un problema di rigidità del sistema produttivo. La catena di montaggio americano non consente di fare i mobili come si fanno in Italia. La commistione tra la dimensione artigianale e dimensione industriale dell'industria del mobile italiano è stata poi la fortuna, lo è ancora, del Fornito Design Italiano per far sì che diventasse veramente la palestra della creatività del mondo, cosa che è ancora oggi. Mi sembra come se noi avessimo trattato Metals come quando leggi un libro e non lo metti via, ogni pagina che leggi lo butti. Ti butti la pagina. Sì. Adesso tutte quante queste pagine le stiamo ritrovando e le stiamo mettendo insieme. Ecco perché storicizziamo meglio. E quello è difficile. Così ce lo possiamo vedere com'era. Oggi tutto questo potrebbe riaccadere con le giovani generazioni sul piano di tutta quella volontà del fare, no? Che ci ha portato negli anni '80 a voler scavolgere di nuovo le cose, come era già però capitato ai nostri maestri, alla vocazione del dopoguerra, della capacità di rifare e di acquisire nuovi modelli. Non ci fu un successo commerciale perché sostanzialmente la nostra società non aveva la capacità produttiva per poter industrializzare quel prodotto, e forse anche eravamo arrivati troppo presto. Come spesso succede, non bisogna essere i primi, bisogna essere fra i primi, e noi in quel caso eravamo probabilmente i primi, quindi non ebbe un seguito. E oggi sicuramente avrebbe un senso rifare un'operazione del genere, magari coniugata in modo differente, ma qualsiasi operazione di ricerca è valida di per sé, per cercare qualche cosa di nuovo. Io credo che oggi sarebbe bello poter rifare un'operazione del genere. L'Italia ha bisogno di queste cose, perché noi non possiamo fare concorrenza dei mondi di produzione. Noi dobbiamo andare su delle scelte di ricerca, su delle... Con il talento individuale, Metals ci ha dato questo, e questo è stato molto forte. Io un'operazione come questa la rifarei domani, perché c'è un gruppo ancora di gente che pensa e che vuol fare. È stata un'operazione positiva? È stata divertente? Direi di sì. Noi non ci siamo preoccupati di altro. Abbiamo fatto questa scelta e questa ce la portiamo presso, ed è la nostra storia, e io ne sono felice.